Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Decimo giorno qui in Tanzania per me, dopo un lunghissimo viaggio che tra l'altro per me è stato il più difficile, il più intenso e quello in cui ho rischiato veramente tanto. Infatti ci sono state tante situazioni purtroppo difficili che per qualche momento ho avuto anche paura. Però fortunatamente appena sono uscito dalla città e sono arrivato nella parte dove vivono i Masai, infatti sono attualmente in un villaggio Masai. I Masai sono un popolo guerriero che discendono dagli Egizi e dall'Etiopia e si sono poi piano piano spostati. Si parla naturalmente di tantissimo tempo fa. Sono qui per girare un piccolo documentario e capire come vivono, infatti sarò con loro per circa una settimana. Cercherò di raccontarvi per quanto riesca, perché non è sempre facile poi tirare fuori la videocamera o la fotocamera al momento giusto, e anche perché non vorrei rovinare il momento. Quindi ad esempio già ieri sera ho saputo tantissimo, però non ho avuto modo di riprenderlo. Anche fisicamente sto cominciando ad accusare il tutto, perché non dormo da tanto, sto dormendo veramente poche ore a notte, e anche per quanto riguarda vestiti e doccia, qui è sempre più difficile trovare acqua, quindi anche dal punto di vista dell'igiene a un certo punto comincia a scarseggiare. Però non possiamo farci niente e ci tenevo a vivere il viaggio nella maniera più autentica possibile. I Masai sono un popolo guerriero, ma anche allevatori di mucche. Piano piano, se riuscirò, vi racconterò tutte quante le caratteristiche dei Masai. Se avete visto, ognuno di loro ha un bastone in mano. È importantissimo per loro quel bastone. Hanno anche varie armi che uno di loro mi ha anche raccontato di averle usate, sia per difendersi da animali ma dagli altri uomini. Guardate, questa è una tipica casa Masai. Sembra cemento, ma non è cemento, è terra battuta. Infatti anche il pavimento sembra cemento, ma in realtà è sempre terra. E guardate la perfezione, sono fatte a regola d'arte. Guardate anche l'ordine con cui viene impilata la legna, che per loro è parte fondamentale. Infatti qui si cucina solo con il fuoco, non c'è il gas. Siamo arrivati, questo è il mercato. Io intanto ancora continuo ad andare in giro col bastone. Qui vendono di tutto, dalla carne alle moto, alle mucche, qualsiasi cosa. Stiamo incontrando un sacco di persone. Qui le scarpe, i sandali vengono fatti con i copertoni delle auto. Io pensavo fosse cacca di mucca, invece non è cacca di mucca, è tabacco. E qui il tabacco, come vedete, fa poco viene sniffato. Sono con Paolo è un Masai,
Vi ho fatto una domanda sul prezzo delle mucche, perché siamo arrivati nel punto dove vendono le mucche. Una mucca costa circa 1 milione di scellini, quindi circa 400 euro. Per noi non è tanto, ma per loro è tantissimo, perché lo stipendio medio è 150 euro al mese. Quindi una mucca costa come 2 mesi di lavoro, anche 3. Queste mucche più grandi costano 1 milione, mentre più piccoline costano 500.000. Un'altra piccola curiosità, queste sono pecore. Troviamo per la maggior parte capre. Perché ci sono le pecore? Le pecore sono più preziose delle capre e vengono usate come tono. O altrimenti, quando qualcuno sta male, viene usata la coda e viene bevuto il grasso, qualcosa del genere. Quindi un'altra piccola curiosità. Vai pure tu! Guardate la capigliatura di questo ragazzo, perché i Masai discendono dagli Egizi, quindi se vedete i tratti ricordano quelli egizi, e discendono anche dagli Etiopi. I capelli che vedete sono finti, sono fatti di lana. Guardate, qui c'è una lancia, utilizzano come armi le spade e anche un bastone fatto di ebano. Ora ve lo faccio vedere, ce l'ho a Paolo, eccolo qui, e viene usato come arma. Come vedete qui le mucche hanno la gobba, più è grande la gobba e più è il valore. Stiamo comprando le palline perché Paolo, perlomeno la famiglia di Paolo, farà i braccialetti come i suoi e me li metterò anch'io. Guardate che bello, non so quanto tempo abbiano messo a farlo, gliel'ha fatto la sua famiglia. Sono tutte perline intrecciate, è un lavoro molto molto difficile, e queste sono le perline. Le comprate qui e poi la famiglia o la persona stessa prepara questi bracciali. Allora, una cosa particolare che vedete che la carne la tengono all'esterno e non c'è il frigorifero. La cosa strana è che se vedete non ci sono neanche mosche e assolutamente non c'è odore di cadavere, diciamo. Questo è il nostro pranzo. Una piccola curiosità. I Masai mangiano soltanto carne di manzo, fagioli, quindi qualche legume, e latte. Non mangiano pesce e fanno dei ritiri di un mese in mezzo alla foresta, dormono nella foresta e mangiano soltanto carne e bevono latte per purificare. È arrivato il pranzo, praticamente è stato messo un pezzo di mucca, la plastica e le foglie. Praticamente lui taglia e li distribuisce. Buonissima. Allora, sto per fare una cosa che forse... di cui forse poi me ne pentirò. Proverò una medicina locale. È un mix di erbe e radice di albero cotto. In teoria non dovrebbe farmi male, ma il rischio è molto alto di dissenteria. È amara, ragazzi. È amarissima. It's okay. I can drink. Yeah. Ma è molto amara, eh. Ma non è malissimo, eh. Zori. No, finito. Proviamo un'altra esperienza. Qui il tabacco, come vi ho detto prima, non viene fumato, ma viene sniffato. Io non fumo, quindi non so che cosa succederà. Agli alimenti ti ha che paura. Tutti e due. Allora, la marranna è bianco nelle cucine. Starnuto. Perché? Oh, guarda. Ti sento così, è come eccitazione. Asante.